Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Show. Siamo tornati con William Wallace e la sua corsa leggiadra, vedete? Ci viene addosso, oddio! Ragazzi, siamo tornati con la carriera mio giocatore. Non so se adesso caricherò prima questo o prima il My Team. Comunque ragazzi, siamo pronti per giocare le ultime partite che ci separano dai playoff. Questa è la nostra situazione, attualmente siamo settimi. E quindi vuol dire che ai playoff in questo momento ci andremo a scontrare contro i Chicago Bulls, la nostra ex squadra. Ma adesso ragazzi andremo a giocare contro i New Orleans. È una partita che non possiamo saltare perché Anthony Davis è uno dei frontman di questo gioco. Io non capisco perché mettono sempre in copertina Carmelo Anthony quando ormai sono io la stella della squadra. Oggi ragazzi obiettivo minimo 30 punti, minimo. Eccolo. Yeah, I heard. Where it gets around. Gotta put that stuff aside and be ready to play each night though. Scusate, quali questioni fuori dal campo? Oh, basta. Cioè, siamo diventati più forti qui. Oh! Sto per darvi una lezione. Mamma mia, raga, mo gli schiaccio in faccia a testa zitta. Dai, bravi, bravi, bravi ragazzi. Promettiamoci le botte e poi ce le diamo dopo la partita. Ecco Anthony che gioca. Gioca? Sono del quintetto base, ma non sono più l'ala piccola, ma sono la guardia tiratrice. Perché sono troppo forte. Guardate quanto siamo tatuati, proprio troppo belli. Troppo fregni, raga. Cioè, ogni donna a New York ci vuole. Canan, dammi sta palla. Subito da tre? No! Vabbè, ma volevo un po' esagerare, però vabbè. Ragazzi, 30 punti è il nostro obiettivo, Oh, ma mannata al bar! Grande Gibson! Grande Gibson! C'è Anthony che ormai sta fuori dal campo! Se li smarca tutti! Se li smarca e subito li fa stare zitti, Holiday, vacanza? Raga, stiamo attenti al signor vacanza qua, Oh, lo manda al baretto o no? Ma Anthony è rotto, perché? La vuole da tre... No, non la riesco a buttare dentro oggi, Siamo male, ma male, male. Oh, chiudete Holiday, Sì, Davis. Dai, quello c'ha le mani quadrate, su. Da tre è tutto solo e non... Vai, Gibson! No, Gibson, vai. Ma perché non segna nessuno? Ok, vai, vai, ragazzi. Sto sbagliando i peggio tiri, però va bene. Dai, a Ginca, quanto sei brutto. Sei più brutto del malore. lo vuole finire. Chaff, ragazzi, chaff. Realizza una giocata da replay. Dammi questa palla. Dammi questa palla. Ti vado a stoppare in bocca. A stoppare, a schiacciare, vabbè. 10 punti, ragazzi, e 6 li ho fatti io, Guardate Wallace come va in cielo. Gli mette anche un pene in faccia e dice Wah! Oh, raga, occhio al signor vacanza qua. Vola in cielo. E poi lo vede. Vai Anthony, pure se sei rotto. Gibson. Poi raga, guardate quanto sono brutti quei cartelloni con la faccia di Davis. Infatti gioca con i Pelicans e lui c'ha un pellicano in testa, cioè non è un caso. 12-5. Dammela. E ciao, prima palla toccata, ragazzi. 14-5 negli ultimi 3 minuti, li stiamo arando. Cioè proprio che manifesta inferiorità. Bravo. Dai Pringles. Mamma mia, cioè, raga, cioè contro i piedi che sono fatali, proprio... Cioè, avete presente uno che gli puzzano i piedi? Ecco, il mio contropiede è così. Quando uno si toglie una scarpa e gli puzza talmente tanto il piede che... Tiè, prenditela, va. Voglio essere magnanimo. Ma tu... Vabbè. Era più facile segnare che sbagliare e lui ovviamente ha sbagliato, ma c'è Khan, il mio cane preferito. Dammi sta palla, cagna. Dammi sta palla, cagna. Olè. Ciao. Facile facile, non volevo esagerare. Ragazzi, me la sto squattando. Me la sto squattando allegramente. Sopra di 11, ma c'è un uomo solo. Amen a mission. Amen on a mission. Vedete, va a battere le mani al cameraman. Così. Come l'ho stoppato, raga. Ma sto gioco non ve lo fa venire duro. Cioè, io non lo so. A me troppo, troppo. Davis, non lo fare. Bravo Davis, c'ha le mani quadrate. C'ha la proprietà di palleggio di un elefante indiano con tutto il baldacchino. No, chiudilo. Mamma mia, lo stop ancora! Raga, ma li stiamo distruggendo. Pondexter. Cioè, li stiamo arando proprio. Guarda,
Cioè, quello l'ha sbagliata, stava dentro al canestro. Bad boy, bad boy. What you gonna do? Però solo da due. Però, perché balli, Wallace? Fai schifo quando balli. Lo bu... M'ha mandato al baretto, ok. Ok, me lo ricorderò che mi è stoppato facile. Davis maledetto. Ok, allora questo vuol dire, raga, che alziamo la soglia. Alziamo la soglia. Barbosa da tre. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Saluta tutti, Fede, bye bye. No, lo prende, vabbè. Fermate Udrit. Ma raga, questi sono troppo scarsi. Davvero scandalosi. Tiè, prendi la teva, te la faccio fare. Bravo. Oh, che cattiveria l'ha sbattuta dentro quel canestro. Oh, Von Dexter, chiudetelo. No, buciaccio de culo. E gliela tocca, ragazzi, gliela tocca. Ciao. E gliela frega Wallace, ragazzi. Non c'ha più energia, ma va bene. Gli fa ancora un numero, gliene fa un altro. Poi la dà lui a Pringles. Bravo, Pringles. Mazza, un'ora per fa' sta cazzata. Oh, lo stoppano. E lo ristoppa anche lui. Gliel'ha ridata, ragazzi. Stupido deficiente Davis. Gliel'ho ridata, avete visto? Non una volta, due volte in faccia. Pure un dito. Ecco, il giocatore più forte dell'anno. Allora, com'è andata? Com'è stato essere stoppato da William Wallace, il giocatore più forte di sempre dell'universo? Veramente, io sono talmente brutto che con sto sopracciglio non ci vedo niente. E comunque Max Shosh è troppo figo. Papà un coglione. 39 a 24, ragazzi, stiamo sopra solo di 15. Mamma mia, Davis, sei brutto come un dispiacere. E gli prende il rimbalzo. Anthony tira. Anthony si libera. C'ha la scamorza. È morto. Si è ucciso, ragazzi. Si è suicidato Carmelo Anthony. Mamma mia, lo stoppa in faccia ancora. Mannaggia, ragazzi. Abbiamo dominato tutta la partita. Guarda se ogni volta non ci dobbiamo rimettere. Comunque, dai, sopra di 6 e manca un tempo. Oh. Bravo Anthony. Bravo Anthony, gli ha fatto il numeraccio. Vai Gunn. Cazzo, raga, cazzo, sotto di 3. Ho fatto una puttanata incredibile. Mister, fammi entrare Anthony, così so che se gliela passo va bene. Oh, finalmente. Cioè, ormai, ragazzi, stavo andando in negativo, perché cioè li sto sbagliando tutti. 23, solo 23 punti. E quella a meno, ragazzi, che per me è una vergogna. Dai, difendi il vantaggio e finisci la vittoria. Sì, finisci la partita con una vittoria. Dai, è baffo, entra su. Baffo. A parte, ragazzi, che non è che sia un fenomeno in difesa. E la fa, dai, Wallace. Meno male, ragazzi, abbiamo fatto una grossa azione. L'ho messa dentro. Dai che si arrapa così. Botte a tutti. Ma pure una signora, boom, un cazzotto sul muso. Sotto solo di 5 punti. Che è un cacchio, ragazzi, due tiri. A due possessi dalla fine. Io direi di tenere la palla e possiamo avere una vittoria facile facile. Gordon. Pondexter. Occhio Davis. Fermate Davis. Ecco, Gordon già da 3. Wow! Dai, ho capito che mi vuoi abbracciare Dexter, però su, davanti a tutti. Vai ragazzi, andiamo in lunetta per chiudere definitivamente questa partita. Non li sbaglio mai, oggi ne ho sbagliati già due. Oggi è la partita sfigata. Vai ragazzi, è l'ultimo possesso, anzi gli ultimi due in realtà. Però si potrebbe chiudere qui. Si potrebbe chiudere qui se non lo segnano. Cosa che non faranno mai. No, l'ho lasciato. E l'ha messa. Mannaggia il cuore. Ed è finita qui, ragazzi. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. New York Knicks. No, Dexter, basta. Brava, scamorzata. A giga. No, ancora Dexter.
E dai, sei scarso, basta, no. E vincono, ragazzi, vincono loro. È stata... alla fine l'hanno pure ripresa, però va bene così. Ecco le mie ascelle depilate, i miei tatuaggi frieri. Frieri, soprattutto. Abbiamo giocato male a livello di tiri, perché ne abbiamo messi dentro solo 11 su 24. Però 26 punti ce li portiamo a casa. Vediamo chi è il migliore in campo, se non è Wallace, rosico. E dai, eh no, che stiamo a giocare. Eccolo qui, 26 punti, 4. Troppo forte, raga. Guarda là che stoppata, doppia stoppata. E poi boom! Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata di NBA 2K16. Mi raccomando, superiamo come al solito i 15.000 mi piace per un prossimo video su NBA. Per adesso, ragazzi, seguite la pagina Facebook NBA Italia che trovate sotto in descrizione. Guarda lì come l'ho stoppato. La prossima puntata, o la precedente, era quella sul My Team, insomma cerchiamo di intervallare. Però adesso mi voglio un po' concentrare sui playoff, perché sarà figo andare a vincere l'anello. Per il resto, ragazzi, appuntamento ai prossimi video, un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!